fatto delle versioni sbagliate. Adesso a quanto pare lei è un buon giudice di se stesso, ma è un buon giudice anche delle sue sceneggiature o c'è qualcun altro a cui le sottopone e quindi sa dove e come ha sbagliato. E la seconda cosa è, per quel che riguarda il thriller, per esempio, o penso anche alla Valle di Ela, lei in qualche modo mentre scrive pensa anche alla fattura del film, alla realizzazione, quindi si ispira a qualcuno oppure no? Grazie. The first question was whether you submit your scripts and your drafts to somebody else. My wife, she has been my best friend, my material. She's not always right, but I trust her. That's sometimes different. In Million Dollar Baby, for example, when I gave her the script, she wouldn't speak to me for 2 days. She was so upset that I had to change the ending. I didn't, of course. But I knew it had been cut. And then later she said, of course. This last one was particularly difficult for what I'm writing now, because it's very, very personal. So I didn't let her read it for a year. I did, and she's been very helpful. But I also trust my partner, Michael. Michael knows it very much. But in the end, I have to trust myself. But yes, I get lost all the time. I finally, 2 weeks ago, gave my script to a friend who is a longtime friend who is a critic. And a critic I really respect. And he read it, and because he hadn't read any of the earlier drafts, just this. And when he liked it, I thought I was probably good enough. I made a few more changes that I could start believing. Per quello che riguarda questa prima domanda, in realtà è Debra, mia moglie. Che è molto brava come giudice nei miei confronti, è lei che mi consiglia, non sempre ha ragione, però mi fido di lei e a volte questa è una cosa difficile. Per esempio, quando ti ho fatto leggere Million Dollar Baby, ti ho dato la sceneggiatura, lei per 2 giorni non mi ha rivolto la parola, pensava che dovessi cambiare il finale e ovviamente poi non l'ho fatto, lei poi dopo mi ha detto hai fatto bene a non farlo, però comunque insomma è stato un po' difficile. Per quest'ultima sceneggiatura, siccome è molto molto personale, praticamente per un anno non le ho consentito di leggerla e poi gliel'ho fatta leggere e devo dire che le è piaciuta. Poi mi fido anche molto per esempio del mio socio di Marco Novez e devo dire che fondamentalmente comunque quando devo fidare me stesso, anche se mi perdo molte volte. Due settimane fa questa sceneggiatura l'ho fatta leggere ad un amico di vecchissima data che è un critico e non gli avevo fatto leggere nessun'altra stesura prima di questa, è l'unica che ha letto e devo dire che gli è piaciuta, siccome io lo rispetto come critico, ho pensato che a quel punto insomma la sceneggiatura fosse abbastanza buona per poter cominciare a girare il film. Ho apportato qualche modifica di natura minore, però poi ho deciso che il film può andare bene così. And not to be overly personal, but my wife and I split up a year and a half ago, but it says something about our relationship that she's still the only one I trust to read the material. She's been amazing. Senza scendere in troppi dettagli di natura personale, io e mia moglie ci siamo separati un anno e mezzo fa, però comunque lei continua a essere la persona della quale io mi fido da questo punto di vista, quindi devo dire che appunto questo dà l'idea, dà la misura di quanto sia profondo il rapporto di fiducia.